Abbiamo scelto di venire alla Novamont perché i ragazzi di seconda media affrontano per la prima volta gli argomenti di chimica generale e chimica organica che riguardano appunto anche biopolimeri, polimeri in generale. Quindi avere un'azienda nel nostro territorio così vicina alla scuola che ci offre la possibilità di poter visitare un sito produttivo vero è un'opportunità grande, soprattutto per ragazzi della loro età. La cosa che mi è piaciuta di più di quello che fa la Novamont è che utilizza ad esempio i semi di cardo che hanno bisogno di poca acqua, anche per il problema dell'acqua è una cosa che va bene. Il modello Novamont che mi è piaciuto di più sono stati le biotecnologie, perché mi ha affascinato molto il fatto che questi batteri lavorino per noi a contribuire questa plastica. E nell'ambito dei nuovi materiali mi piaceva fargli vedere una realtà industriale reale. Penso che siano tanti gli aspetti che possono colpire, sicuramente la rinnovabilità, la compostabilità dei materiali e in generale lo sviluppo di nuovi materiali nell'ambito della chimica verde. E oggi siamo in visita alla Novamont, che è la fabbrica che produce il Mater B. Un aspetto importante secondo me dello sviluppo del modello è stato quello che la Novamont tende ad avere un ciclo chiuso, ovvero partire dalla materia prima naturale per produrre Mater B che poi verrà biodegradato e ritorna ad essere una materia prima che poi verrà riutilizzata. È sicuramente un modello di sviluppo, il modello dello sviluppo sostenibile, quindi significa lavorare avendo cura di se stessi, degli altri e essere responsabili rispetto alle nuove generazioni. La concezione di Novamont per quanto riguarda i rifiuti è un concetto molto molto interessante, perché il rifiuto non è fine a se stesso ma può essere una nuova risorsa per alimentare un'altra parte di un'altra filiera produttiva che abbiamo. Il modello di sviluppo che ci ha colpito di più sicuramente è questa economia circolare che ha Novamont, partendo da una materia prima rinnovabile. Costruiscono un prodotto e poi non è smaltito, quindi non è un rifiuto ma una nuova risorsa, e questo secondo me è vincente, è come se fosse proprio un ecosistema naturale, un ecosistema Novamont si potrebbe chiamare.